Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della tecnologia in pillole. Oggi andremo ad analizzare altre terminologie e tecnologie che sentiamo spesso, ma che magari non capiamo bene il significato o non sappiamo bene le loro potenzialità. Nella puntata di oggi andremo ad analizzare la differenza che c'è tra la USB-A, la USB tradizionale, e la USB-C, che adesso se ne sta tanto parlando e che si sta pian piano diffondendo. Ovviamente andiamo a scoprirla insieme subito dopo la sigla. Eccoci ora in questa nuova puntata in cui appunto andremo ad analizzare queste due terminologie, queste due domande standard che sentiamo spesso, abbiamo tutti sui nostri smartphone, tablet o anche appunto PC, ma magari non sappiamo bene la differenza. Allora partiamo appunto dalla base, USB, che cosa vuol dire? Universal Serial Bus, cioè praticamente è uno standard, diciamo, ormai affermato nell'industria che permette appunto il bus, quindi trasferimento e la messa in contatto di due dispositivi. Chiaramente la USB ormai è il mezzo principale che utilizziamo e troviamo su ogni dispositivo per mettere appunto in comunicazione e trasferire dati oppure scambiare energia oppure caricare i nostri dispositivi. Ma appunto oggi andremo a vedere la differenza tra USB di tipo A o tipo B, diciamo USB-C, che è un nuovo tipologia di USB e che si sta pian piano diffondendo, quindi bisogna ca capire bene questa differenza. Allora partiamo dalla USB di tipo A, che è semplicemente questa. Molti magari non sanno che ha questo nome, ma è USB tipo A, questa diciamo rettangolare. Esiste anche una USB di tipo B, che però è poco diffusa, è diciamo, se avete presente, quella dei cavi della stampante, che è quasi abbastanza quadrata e abbastanza lunga, però è una tipologia un po' di nicchia, insomma, che non si è molto diffusa, però insomma, la USB di tipo A, questa classica che ormai è diffusissima perché c'è da tantissimo tempo, diciamo che la USB è nata più o meno negli anni 90 da un consorzio di aziende tecnologiche, e la USB di tipo A è sempre stata usata su dispositivi, ma solamente diciamo per scambiare dati, quindi la sua principale funzione è quella di trasferire dati, quindi per esempio colleghiamo, non so, il nostro smartphone al PC, possiamo trasferire le foto o chiaramente la musica e i video e quant'altro, e permette di chiaramente caricare il dispositivo. Ma appunto, magari cioè questa USB di tipo A permette esclusivamente di fare questo tipo di operazione, quindi chiaramente non è molto versatile. Infatti sui vari PC, per esempio, che hanno USB di tipo A esclusivamente, diciamo come tipo di USB, abbiamo altri tipi di porte come per esempio l'HDMI per il trasferimento del video, oppure la porta proprietaria per caricare il computer, per esempio, oppure magari la porta per il lettore SD delle nostre schede. Quindi diciamo che questa porta fa solo quel determinato tipo di funzioni. Inoltre può caricare massimo a 25 watt i dispositivi, e la differenza qui si ha con la USB-C, che è praticamente, non so se avete in mente, questa di questa tipologia qua, rotonda, diciamo bislunga, ovale, che assomiglia al cavo Lightning di Apple, ma non è chiaramente un cavo Lightning, ed è la nuova tipologia di USB, diciamo di tipo C, perché avevamo appunto A, B e questo è il tipo C. La tipo C è completamente diversa dalla USB di tipo A perché da un'unica porta, quindi da un'unica porta USB tipo C, abbiamo tutti i tipi di uscite, quindi audio, video, trasferimento dati e anche addirittura carica, per esempio, dei nostri PC o appunto dei nostri tablet o smartphone, perché qui si arriva addirittura fino a 100 watt di carica, insomma, può supportare fino a 100 watt, quindi può caricare chiaramente, come sappiamo, anche i Mac che precedentemente avevano il supporto al MagSafe, quindi l'attacco magnetico di Apple,
e non potevano essere caricati chiaramente con la USB di tipo A, abbiamo detto. Invece la USB di tipo C permette ed espande un'unica porta a tantissime attività. Infatti, per esempio, chi possiede un Mac di solito, oppure chi ha un dispositivo con porta Type-C, possiede anche magari questo, un hub, per esempio. Questo da un'unica porta USB di tipo C, possiamo attaccare in questo hub addirittura tre porte USB di tipo A, un lettore per esempio di schede SD, un HDMI e anche qua un'altra porta per la ricarica. Quindi, cioè, vedete la potenza di questa porta, da un'unica, diciamo, ingresso posso attaccare un sacco di cose. E quindi diciamo che è la porta del futuro, perché permette di fare tantissime cose e porta la potenza di trasferimento dati, che qui arriva fino a 10 gigabit al secondo, in confronto per esempio alla USB di tipo A, che alla sua massima velocità arriva massimo a 4,8-5 gigabit. Infatti anche qui c'è da fare una distinzione: esistono porte USB di tipo A di diversa tipologia e di velocità 1.0, 2.0, 3.0. Diciamo che quelle più veloci, 3.0, sono riconoscibili perché hanno all'interno, diciamo, in questa zona interna qua, una plastica di tipo blu, non bianca o comunque di un altro colore. Se è di tipo blu, sappiamo che è alla velocità massima possibile per la USB di tipo A, che è 5 gigabit al secondo. Quindi che però appunto vengono surclassati da USB di tipo C, che anche qui non bisogna confondere e pensare che la USB di tipo C è sempre alla massima velocità. Anche qui esistono USB-C di tipo 2.0, 3.0 o 3.1, che è quella con la massima velocità, fino ad arrivare alla Thunderbolt, che è quella adottata per esempio sui Mac, o come per esempio questo cavo supporta la USB-C Thunderbolt, perché come vedete ha un piccolo fulmine, appunto Thunder, che permette di far arrivare il trasferimento di corrente di dati ad una velocità veramente elevata, quindi fino a 40, 50, 60 gigabit al secondo. Quindi diciamo che queste sono le principali differenze, cioè, riassumendo, USB di tipo A e di tipo B possono solo trasferire dati e caricare dispositivi ma di piccole dimensioni come smartphone o tablet. Invece la Type-C può fare tutto, dall'unica porta Type-C può caricare per esempio un computer che chiaramente ha bisogno di 60 o 100 watt o anche di più, fare uscire il video, quindi proiettare su una televisione o su un proiettore il video, l'audio esce. Anche una porta Ethernet può diventare, per esempio, una porta SD, qualsiasi cosa, e chiaramente se abbiamo un hub possiamo sfruttarla a pieno con un'unica porta, possiamo avere tantissime altre possibilità. Quindi spero che questo video vi sia stato utile per magari appunto capire meglio l'utilità di questa porta Type-C, e appunto se vorrete comprare un dispositivo, un PC con questa porta, saprete cosa potrete fare o cosa non potrete fare. Spero che il video vi sia piaciuto, mettete un mi piace al video, condividetelo, iscrivetevi al canale, visitate il mio sito, vi lascio il link in descrizione, come anche il link per seguirmi sui miei principali account social e per supportare il canale attraverso dei link di Amazon. E ovviamente ci vediamo in un prossimo video. Thank you.